le gualchiere dove noi oggi ci troviamo qui in località Remole sono un edificio particolarissimo, un complesso architettonico ingegneristico particolarissimo, sorte inizialmente per appunto lavorare per questa particolare fase di lavorazione dei tessuti che corrisponde alla cosiddetta gualcatura o follatura, ovvero costipatura, cioè questi tessuti andavano imbibiti con delle sostanze diciamo che gli consentivano di diventare più duri e poi pressati con questi martelloni di legno che erano azionati da un tronco, ovvero da un albero, da un tronco facente funzioni di un albero meccanico. E quindi quando questi panni subivano questa pressatura aumentavano, diciamo, i loro requisiti, le loro qualità, soprattutto in termini di sodezza e anche di impermeabilità. Come molti sanno, c'è stato un periodo in cui a Firenze l'economia laniera, cioè l'attività industriale della lana, è stata un'attività trainante. Firenze era una delle capitali mondiali di questo tipo di attività, tant'è vero che questo è dimostrato dal fatto che sono sorti appunto in questo tratto di fiume lungo l'Arno molteplici gualchiere, ricordiamo quelle del Girone, quella di Quintole, quella di Rovezzano, che si trovano, come dire, più a valle delle gualchiere di Remole. Quella di Remole è quella che si trova più a monte. Altre gualchiere, numerose altre gualchiere, si trovano nella zona di Prato. È abbastanza facile intuirlo il motivo, perché anche Prato storicamente in quel periodo ha avuto un grande sviluppo per quanto concerne l'economia dei tessuti di lana. Altre gualchiere in Italia si trovano in Sardegna, per esempio, laddove si lavorava l'orbace. C'era un periodo in cui i più anziani forse si ricordano, c'era l'orbace, c'era questo tipo di lana che andava molto di moda, e in Sardegna ci sono ancora, sono sopravvissute delle gualchiere, alcune delle quali le hanno anche restaurate, recuperate. La peculiarità di queste gualchiere di Remole risiede nel fatto che sono tra le più grandi, tra le più imponenti, tra le più monumentali, tra quelle che nel corso dei secoli sono state costruite, e come si può vedere anche dalle immagini, come dire, sono caratterizzate da questa peculiarità, cioè dall'avere due presidi laterali turriti, due torri che racchiudono questo corpo longitudinale che si affaccia sull'Arno, diciamo parallelo all'Arno, e queste torri hanno delle merlature in cima a significare che questo luogo era anche difeso, doveva essere protetto, doveva essere difeso da eventuali attacchi, perché i panni che vi venivano lavorati e che venivano trasportati con dei sistemi particolari, poi che, come dire, si avvalevano della percorrenza della strada aretina che scorre, che si dipana in riva destra d'Arno, diciamo, questi panni avevano un loro valore e quindi era necessario anche proteggere queste gualchiere. Io mi chiamo Angela Del Soldato, ho vissuto nel complesso delle gualchiere fino al 2000. La mia famiglia per secoli ha esercitato l'attività di gualchierai qui a Remole. Il primo documento è del 1607, che documenta un contratto di enfiteusi a Michelangelo di Marcantonio Del Soldato, e da allora in poi la famiglia Del Soldato è legata al complesso delle gualchiere di Remole, anche se ho sempre sentito parlare di una storia precedente, in quanto dicevano che erano almeno 7-8 secoli che gualcavano i panni qui a Remole. La storia si interrompe purtroppo nel 2000, in quanto abbiamo dovuto chiudere i
il complesso, la casa, e io sono stata purtroppo l'ultima che ha dovuto gestire questo grande trasloco, perché comunque era una cosa impegnativa di secoli. Rimango in ogni caso sempre molto legata al complesso, perché è comunque una storia che non si può cancellare, una storia secolare. E ho vissuto profondamente sulla mia pelle, in quanto i miei parenti, anche quando avevano finito tutte le attività, quindi legate non solo alla gualcatura, ma successivamente alla molitura delle pietre per il gesso, hanno continuato ad occuparsi delle gualchiere per la regimazione delle acque, la cura del luogo, il accompagnare studenti e persone interessate alla visita del luogo. Quindi per me è ancora un luogo ricco di ricordi, di vissuto, di esperienze, ed è difficile staccarmi per me ancora, soprattutto vedendo in che condizione ed ora, perché come potrete ben osservare da tutti gli angoli, il complesso sta pian pianino cadendo a pezzi, perché comunque le case vuote, senza più le cure e l'amore delle persone, crollano. Inevitabile, e le gualchiere stanno pian pianino morendo. Questa immagine stride fortemente con quello che era fino a pochi anni fa. Quello che regna in questo momento è il silenzio più assoluto, ma non era così, perché comunque quello che teneva vivo le gualchiere era il suono dell'acqua, l'acqua che scorreva, anche quando venivano chiuse le macini e la sera ritornava la quiete, vi era sempre lo scorrere argentino dell'acqua, era un suono che accompagnava costantemente le gualchiere, suono che diventava importante, roboante, quando venivano messe in moto le macine. La forza dell'acqua colpiva i ritrescini in maniera molto forte ed era un rumore che accompagnava le gualchiere tutto il giorno, oltre al via vai delle persone, perché comunque vi era una scuola, vi erano delle attività economiche, vi erano dei negozi, la gente vi abitava. C'era ancora il contatto, soprattutto prima dell'alluvione, uomo-fiume. La domenica venivano a fare picnic le persone da Firenze, fare le passeggiate lungo la riva dell'Arno, quindi un luogo vivo. Voi dovreste immaginarlo vivo, non com'è in questo momento dove regna solo il silenzio, basta, non c'è nient'altro, solo il silenzio. Allora c'era il via vai delle persone e il luogo si prestava veramente a un'immagine di vita e di lavoro, che è la sua vocazione, perché comunque è stato creato e costruito per l'attività economica e per il lavoro. E questo, rispetto ad ora, che è completamente silenzioso, è veramente... fa male vederlo in questo modo. Molto interessante vedere che poi intorno a queste gualchiere che risalgono, secondo alcuni studiosi, al XIV secolo, quindi al XIII secolo, al 1300, risalgono a quel periodo come impianto e in base agli studi che sono stati fatti, prevalentemente di tipo archeologico, quindi l'analisi delle stratigrafie murarie, parrebbe che queste gualchiere siano sorte e costruite in maniera sincronica, cioè non come metamorfosi e come diacronie di aggiunte successive, cioè furono studiate, progettate e costruite in un'unica fase storica, quantunque poi abbiano ovviamente, come tutti i monumenti, subito qualche, più che delle modifiche, dei restauri, degli aggiustamenti, eccetera. E la particolarità di queste gualchiere appunto consiste nel fatto che sfruttavano, direi in maniera mirabile, in maniera eccelsa, l'energia idraulica per funzionare, per lavorare, perché veniva intercettata l'acqua a monte delle gualchiere, quest'acqua veniva poi incanalata in una gora che è abbastanza lunga ed è una delle più lunghe di quelle che io conosca, anche rispetto ad altre gualchiere che sono state citate e a quelle che esistevano, quelle che ho citato prima lungo l'Arno, perché questa è una gora che ha una lunghezza di diverse centinaia di metri
per quel che io ne so, è una delle più lunghe che sia stata mai realizzata per far funzionare una gualtiera. Questa gora intercettava l'acqua nei pressi delle sieci dove fu costruita questa traversa, ovvero pescaia. L'acqua arrivava, ancora oggi questa gora in qualche maniera, insomma, non dico che è funzionante, però ancora l'acqua vi passa, e l'acqua poi arrivava nel tratto a monte della gualtiera, scendeva giù, passava nei piani bassi dell'edificio, alimentava delle ruote appunto che funzionavano per effetto di questa forza motrice, le quali ruote poi alimentavano, facevano muovere degli alberi o tronchi, i quali alberi a loro volta azionavano con queste palette che erano fissate agli alberi, con un sistema, come dire, di ingegneria meccanica molto molto sofisticato, direi, alimentavano il movimento di questi folloni, o gualchiere, che picchiavano, battevano contro questi panni e quindi li rassodavano, mentre c'era l'operatore che provvedeva ovviamente a spostare sempre questi panni. Una delle caratteristiche di queste gualchiere era quella del rumore, quindi all'epoca non esistevano tutte le normative per la sicurezza e per la salute, per la prevenzione della salute, però erano molto rumorose, perché bisogna immaginare sia il rumore cagionato, come dire, dall'acqua che azionava questa ruota, sia il rumore anche dei magli che battevano contro questi panni, quindi c'era un rumore altissimo, tant'è vero che degli statuti del Comune di Firenze del XIV secolo imposero che venissero, come dire, allontanate, venissero tenute lontane dal centro urbano. Queste gualchiere poi cosa accadde? Nel corso del tempo si arricchirono sempre di nuovi macchinari, di nuovi impianti, potenziarono la loro funzione e il loro livello di produttività, però gradualmente poi subentrò, come dire, una sorta di crisi anche dell'industria laniera fiorentina, la qualcosa fece sì che queste gualchiere nel corso dei secoli, come dire, cominciarono un po' a mutare anche di funzione. Alcune gualchiere che ho citato prima furono trasformate in mulini abbastanza rapidamente, mentre queste di Remole continuarono a funzionare come gualchiere ancora più a lungo, fin quando però anche esse furono trasformate e furono riusate prevalentemente come mulini per la lavorazione dei grani, dei cereali. E più avanti ancora, come attestano i documenti, anche, come dire, per effetto di cambiamenti di proprietà, gli autori di queste gualchiere iniziali furono gli Albizzi, che erano i più ricchi, una delle famiglie di Firenze tra le più ricche, e che erano dei detentori di proprietà a est di Firenze, sicuramente diciamo primari, ecco. Loro furono coloro che finanziarono la costruzione di queste gualchiere, però poi dagli Albizzi le gualchiere passarono all'arte della Dana, che era una magistratura fiorentina. Dopodiché ci fu la soppressione da parte di Pietro Leopoldo delle corporazioni delle arti, e quindi queste gualchiere passarono alla Camera di Commercio di Firenze, che venne istituita da Pietro Leopoldo, fin quando poi passarono al Comune di Firenze, eccetera, eccetera. Quindi contestualmente a questi cambi di usi e di funzioni, che coincidono prevalentemente con i mulini per la molitura dei grani, avvengono anche questi cambi di proprietà che sicuramente incidono, come dire, su un processo di decadenza delle strutture che gradualmente inizia a manifestarsi e che poi, come dire, si acuisce nel corso del Novecento fino a quando si arriva qualche decennio fa all'interruzione di tutte le attività produttive che si erano avute nel corso dei secoli,
e all'aggravarsi di un processo di degrado che, e di abbandono di tutta questa struttura che purtroppo ancora oggi permane e che impone ai vari soggetti che hanno la responsabilità, quindi comuni, proprietari, soprintendenze, altri enti pubblici, eccetera, impone di impegnarsi per finalmente, direi, nel concreto, per segnare una svolta nella storia di questo complesso architettonico-ingegneristico che ha un valore enorme. Io sono Piero Gensini, uno scultore che è arrivato alle Gualtieri di Nemole nel 1992. E ho trovato una situazione che è totalmente diversa da quella che troviamo oggi e vediamo oggi. Il borgo era ancora in parte abitato, c'erano ancora varie famiglie, c'era la famiglia del soldato che stava proprio di fronte al mio studio. E io mi fu segnalato che c'erano degli spazi, però erano spazi completamente abbandonati da 40 anni e privi di tutto e in stato di completo degrado e privi di infisse, acqua, luce, e i restauri li ho fatti tutti io a mie spese. Da precisare, perché il comune allora su questi locali in generale diceva che non aveva dei soldi per recuperare, sicché io venivo da una situazione di necessità e il borgo però, e ho accettato queste condizioni, il borgo era affascinante, come le ora nel completo deserto. E vivevano vari nuclei familiari, c'era la bottega aperta, la famiglia del soldato, la famiglia dei contadini e poi alcuni vicini, inquilini. E è un borgo che ha un fascino e una ricchezza che, se uno lo conosce, lo ama. E perché la storia esce dalle pietre, esce e ci arriva. Bisogna avere la sensibilità di percepirlo. Alcuni non la percepiscono, però molti la sentono. E quello che noi diciamo come proposta, che viene ormai da più di un decennio, recuperare il borgo da opificio delle lane, dove venivano trattati questi panni e gualcati, a opificio delle culture, tutto nell'arte, dalle arti visive, pittura, scultura, musica, danza, teatro. Questo potrebbe diventare una fucina di produzione con gli atelier e gli studi e spazi per la musica e per il teatro. È un mio sogno, non lo so se ce la farò, però è un sogno che non voglio gestire io, ma un sogno che devo lasciare a futura ricchezza di questo patrimonio. Le gualtiere che mi hanno detto erano fortificate dalla nascita, da metà del 300 fino al 1944, quando purtroppo la sventura ha voluto e le truppe corazzate tedesche da Firenze in ritirata hanno scelto di passare dalle gualtiere di Nemole per guardare l'Arno e ritirarsi nella linea gotica su da Molin Tempiano. E il borgo era integro e aveva queste mura, la cinta muraria completa, con due grandi portoni, però i panzeri, trovando difficoltà a passare, hanno fatto saltare sia l'entrata che l'uscita. Era più comodo fare un gran botto e andare avanti. Ecco, però le gualtiere, gli è rimasto l'anima, e questa è stata una grande ferita, però l'anima è rimasta e è rimasta fino ad oggi, dovrà rimanere dal mio punto di vista sempre, perché c'è chi propone delle soluzioni, ma sono solamente soluzioni speculative e sono soluzioni che non risolvono il problema della testimonianza dell'archeologia
delle gualchiere e non salvaguarda niente e viene fatta un'altra cosa, però quella la possono fare da un'altra parte, ex novo, eccetera. Io qui ho cominciato, dopo il restauro dell'ambiente, a rilavorare, perché lavoravo prima e dopo ho lavorato anche alle gualchiere. Devo dire che le gualchiere mi hanno dato tanti stimoli, perché non è che uno qui si isola e cerca percezioni da altre parti. Naturalmente bisogna sempre stare attenti a tutto quello che ci circonda, però qua ci sono tante energie che ci vengono. Basta stare molto attenti, perché anche il silenzio e il rumore dell'agora, che ora si sente poco perché fanno passare poca acqua, però quando fanno passare più acqua, sì, io sono solo che sto disegnando, casomai, e posso sentire e sento il rumore dell'acqua. E questo è il solito rumore che da sette secoli fa vivere le gualchiere. Ora non vivono più con quest'acqua, l'acqua è di passaggio. E questo è quanto la mia venuta sulle gualchiere. Il discorso sui miei lavori, che non sono collegati direttamente alle gualchiere, però c'è molto rapporto con degli elementi naturali che vivono alle gualchiere e ci danno questa e ci fanno passare queste energie. La natura, cioè l'acqua, e io l'acqua l'ho modificata anche con le forme del vento, che anche il vento modifica la sabbia, però modifica e crea anche dell'immagine con l'acqua. I voli degli uccelli, che qua c'è una buona natura, che sono queste sculture circoscritte, che sono anche lì in facciata allo studio, o come sono queste, danzando col vento, che sono parti stilizzate che richiamano i volatili. Qui ci troviamo vicini alla pescaia delle Sieci, che è la pescaia, il manufatto che consente appunto la deviazione dell'acqua dell'Arno e l'adduzione all'edificio, all'opificio delle gualchiere. È molto interessante osservare come è congegnata questa pescaia, come costruita anche con la vicina casellina cosiddetta, sotto la quale vi è questa specie di galleria attraverso cui passa l'acqua, che veniva chiamata foderaia, ed era un passaggio questo sostanzialmente per regimare il corso dell'acqua, cioè quando si voleva che non passasse sulla pescaia ma bensì sotto la casellina, in questa foderaia, magari per far passare i foderi, ovvero le zattere, o anche i tronchi degli alberi, i tronchi rettilinei che venivano dal Casentino e dalle foreste casentinesi per costruire le grandi navate dei monumenti fiorentini. Allora questa foderaia, appunto, con sulla casellina da cui era possibile azionare la cateratta, era molto utile perché consentiva per l'appunto di gestire il flusso dell'acqua. In corrispondenza della casellina vi è anche l'area di adduzione dell'acqua, di prelevamento dell'acqua, che passava sotto degli archi e poi da quella parte appunto imboccava questo canale artificiale, ovvero la gora, che alimentava l'opificio delle gualchiere. È interessante anche notare che vicino alla pescaia delle Sieci, sotto la quale vi è tutta una struttura con tronchi di legno, eccetera, che sosteneva sostanzialmente tutta la corazza lapidea, dall'altra parte, in riva destra d'Arno, vi è un altro grande imponente stabilimento industriale, conosciuto col nome di Ceramiche Brunellesche, che serviva per la produzione di manufatti, diciamo, a base di argilla, quindi
piastrelle, eccetera, che dal punto di vista architettonico è molto importante, quantunque molto diverso dalle gualchiere di Remole per stile e anche per età di edificazione, però è importante perché ci fa capire come questa barriera, questa traversa, questa pescaia alle Sieci in fondo ha avuto un'enorme importanza storica per l'attività industriale di quest'area, non solo per le gualchiere medievali, ma anche per uno stabilimento molto più moderno, quale quello delle Sieci, che purtroppo, e questo è un destino che pare accomunare molti di questi stabilimenti, oggi anche in disuso, in abbandono e richiede anch'esso un impegno da parte di molte istituzioni per la sua auspicabile rinascita. Tra i temi che ho sviluppato dalla venuta alle gualchiere c'è anche percorrendo itinerari della memoria, e questo è un titolo che vuol significare, è una metafora sulla vela, però la vela sta a significare il flusso, il passaggio di culture che sono arrivate a noi e che io intendo ancora percepire, perché da noi col Mediterraneo sono arrivate delle grandi culture che ci hanno portato altre cose, ma quello, il sedimento essenziale, è il retaggio storico, tutto dalla scrittura ai numeri, questo non è poco. E difatti questo elemento porta a queste vele, è una metafora, però le vele si possono percepire, anche lì non sono molto chiare, non è la vela nella sua forma banale, e la vela con tagli, e lavorazioni da trattate con strumenti che sono antichissimi, la bocciarda, questo mazzolo a punte che usavano già nel Rinascimento ma anche nel Medioevo, e tutti gli scalpelli sono antichi, non è che si è inventato granché. Da quelli però ora c'è gli strumenti elettrici che aiutano pure quelli a fare tipi di lavorazione.